Sono nato e cresciuto nella bellezza. Ne sono sempre stato affascinato e sapevo che l'avrei cercata ovunque. E così è stato. Il resto scriviamolo insieme. A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Sui 4 e mezzo. Ma in realtà ho iniziato che è stata mamma a portarmi perché era troppo scalmanato, quindi ha chiesto alla pediatra se insomma c'era uno sport che potesse aiutarmi a tranquillizzarmi. La pediatra gli ha detto: signora, provi a portarlo a calcio. E mi ricordo che i primi tempi io piangevo perché dicevo a mamma che appunto mi stancavo, quindi per lei funzionava e poi alla fine è diventata la mia passione. Quindi è stata lei, è stata tua mamma a trasmetterti questa passione? In realtà più che passione, perché voleva far stare tranquillo, quindi per lei non è la propria passione, poi è diventata piano piano col passare del tempo. Oltre al calcio hai praticato anche il tennis, due sport molto diversi, uno individuale, l'altro di squadra. Come mai questa passione per il tennis? Non so, probabilmente perché, come ho detto altre volte, Federer era il mio idolo. E guardavo tutte le partite, quindi da lì mi è presa questa voglia di giocare a tennis a tutti i costi e quindi, diciamo, lo incastravo nei giorni in cui non facevo calcio. Facevo lunedì, mercoledì e venerdì calcio e martedì e giovedì che rimanevano. Ci incastravo il tennis e poi il sabato andavo a fare i tornei di tennis e la domenica andavo a fare la partita. E quando hai deciso di abbandonare il tennis e portare avanti solo il calcio? Quando gli allenamenti iniziavano ad essere 4-5 settimana, che poi non sarebbe stato più possibile fare tennis, però devo dire che mi è dispiaciuto molto perché era un'altra grande passione. Se non fossi diventato un calciatore professionista, che cosa avresti fatto nella vita? Il tennista proprio. Probabilmente il tennista e se non fossi riuscito mi sarebbe piaciuto fare, credo, l'avvocato, forse Ti ricordi il primo stadio in cui hai giocato? sì. Il Curi. Facemmo un torneo quando eravamo veramente, veramente piccoli. Facemmo un torneo lì in quello stadio, che all'epoca eravamo tutti super felici. Il E la prima partita da professionista? professionista è stato in Coppa Italia. Col Sassuolo nel 2017, credo. E anche lì una grande emozione. Tra l'altro c'era Ale Bastoni. In realtà non hai iniziato a giocare a calcio in questo ruolo. Ti piaceva fare il portiere, ci racconti un po' di questo. Sì, il portiere inizialmente, poi andando avanti un po' l'attaccante, e poi venne Franceschini, il mister, e mi cambiò ruolo. Mi mise a fare la mezzala, io mi ricordo anche lì. Non ero d'accordo, mi lamentavo, e poi invece alla fine devo ringraziarlo tutt'oggi. Qual è stato il primo regalo che hai ricevuto inerente al calcio? Erano delle Total 90, o addirittura forse delle R10, le scarpe di Ronaldinho, quelle con la sua R, e che me le regalò nonna, nonna con nonno. E quelle ancora le custodisco a casa, anche abbastanza gelosamente. Qual è il rapporto che hai con la tua famiglia? No, bellissimo. Io ho fatto adesso 2 settimane di vacanze con loro perché proprio sono. A parte, beh, chiaramente li voglio bene, poi cerco di portarmeli dappertutto. Insomma, dopo una vita, ecco, a lavorare e fare sacrifici per me, appena posso cerco di ripagarli, anche se non sarà mai possibile. E chi è stato il tuo più grande sostenitore? È stato nonno. Racconto ogni tanto che lui mi lasciava le pagelle affisse sulla sua porta perché io per andare a casa mia devo salire 4 piani e lui sta al piano terra, quindi inevitabilmente devo passarci. E tutte le volte a fine partita mi lasciava la pagella col commento sotto, quindi senza dubbio lui. C'è stato un momento difficile della tua carriera? Quando ho finito il settore giovanile, quindi diciamo con l'entrata nei pro. Quando sono andato a Sassuolo, che non ho giocato, poi mi ruppi il quinto metatarso, quindi fu un anno un po' particolare. Però ci mi hanno messo in conto. Non può andare sempre bene, è molto difficile che vada sempre bene, quindi uno li mette in conto nei momenti difficili. L'insegnamento più importante che hai ricevuto, chi te lo ha dato? Ma penso spesso al gruppo.
il gruppo squadra, bisogna avere sempre il rispetto di tutti, bisogna saper stare con gli altri. Un tuo pregio e un tuo difetto? E il pregio è che quando voglio una cosa cerco in tutti i modi di prendermela, quindi sto lì e ci provo fino alla fine. Un difetto è che ogni tanto sono un po' permaloso, però. Prova a descriverti come giocatore, come centrocampista, se vuoi scegliere tre caratteristiche. Il cursore, quindi uno che si inserisce, e uno che comunque fatica, quindi corre tutto il tempo e beh, ti posso dire le cose dove dovrei migliorare, facciamo la terza così, nella gestione della palla. Quanto è importante per te la vita da spogliatoio? Tanto, perché poi è lì che si vincono le partite, no? Sembra una frase un po' scritta, ma in realtà è la verità. Poi se c'è un gruppo forte che va d'accordo, gli obiettivi da impossibili diventano difficili, poi sempre meno. L'ultima cosa che ti chiedo è se per te conta di più il talento o la determinazione? Una seconda, senza dubbio. Senza alcun tipo di dubbio. Perché ci sono tanti esempi di persone che hanno tantissimo talento, però senza testa non si arriva. E invece ci sono tanti esempi di persone che magari hanno meno talento, però con la dedizione, con l'impegno e con l'umiltà sono arrivati a raggiungere dei traguardi importantissimi. Can't wait to step on the stage. A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? I think I was, since I could walk, I think I was already played with the ball, but in a team I think I was 4 years old. Chi ti ha trasmesso la passione per il calcio? My father and my grandfather, they already played. They were big football fans, so I got it from them. E se non fossi diventato un calciatore, che cosa avresti fatto nella vita? Hard to say. I always wanted to be a footballer and luckily I made it. But otherwise I don't know. Segui altri sport oltre al calcio? Yeah, baseball. My mother and my sister, they already played it when I was young, so I was always watching them and I grew up with it. Qual è stato il tuo primo ruolo in campo? Striker. Giocatore che ti ha ispirato di più? Dennis Bergkamp. Yeah, because he was so good and he was my idol when I was growing up. Ti ricordi il primo stadio in cui hai giocato? Yes, it was in Nijmegen. It was the first time I played for the first team. E qual è stato invece il primo regalo che hai ricevuto inerente al mondo del calcio? I think it has to be an Ajax jersey when I was, I don't know, four years old. C'è stato un momento difficile nella tua carriera e come ne sei venuto fuori? Well, most difficult I was. We lost one time the championship on the last day. This was really hard. And yeah, after that you go on, prepare for the next season and try to become champion again. Qual è l'insegnamento più importante che hai ricevuto? Always keep going. There's always a next chance. Ci racconti di quella volta in cui hai dovuto fare un annuncio sul web per ritrovare una scarpa che avevi lanciato ai tifosi durante dei festeggiamenti? Yes, we celebrated because we were champion and then I didn't throw, but one of my teammates, because I put my shoes off and I put them there and then they throw it to the fans. But then after we had to play 3 or 4 more games, so then I asked on Instagram to get my shoes back and I got them back. Come trascorri il tuo tempo libero? Just relaxing with my girlfriend, with my dog, playing piano, watching television, just relax. Sappiamo anche che suoni il pianoforte, come il tuo connazionale Stefan De Vrij. Yeah, Stefan, yes. Yes, we always play in the national team. We also have a piano there, so we share that passion. Hai due fratelli gemelli. È vero che uno di loro ti fa Feyenoord e non Ajax come il resto della famiglia? True, yeah. He is my brother and sister, they are twins, and he is a Feyenoord fan, yes, true. Quindi c'è un tuo pregio e un tuo difetto? My strength, I think, is getting in good position and scoring goals. Weakness, I'm not so fast.
Adesso scegli tre caratteristiche per descriverti al meglio come giocatore. Hardworking, team player and goal scorer. Quanto è importante per te la vita da spogliatoio? Yes, it is. I think you spend more time with your teammates than with your family, so it's really important to have a good group of players. Qual è la cosa che apprezzi di più? Yeah, just to be around the whole year with the guys and try to get the best result, try to be champion. This is a big thing. L'ultima, conta di più il talento o la determinazione? Determination. Perché? 100%. Yes, because I also played with a lot of good talents in my life. But if you don't have the determination, then you're never gonna be top.